Il liscio è innanzitutto un'allegria che non finisce mai. Il liscio è la musica del nostro territorio, della Romagna, un po' come il reggae per la Giamaica o il folk americano, no? Per il country americano per l'America, appunto, o il samba per il Brasile. Musica di appartenenza, musica che riguarda tutta la nostra storia, i nostri nonni, i nostri genitori, quindi deve proseguire, quindi il mio intento è quello di portarlo nel futuro. Io scherzando dico sempre che il liscio salverà il mondo. Beh, il film è una cosa meravigliosa anche per noi perché per noi vuol dire una poi una celebrazione, cioè, facciamo 90 anni di storia, quindi l'uscita del film per questi 90 anni è una cosa meravigliosa, una cosa che dà una spinta ancora di più a questo movimento che, come ti dicevo, è sempre vivo, anche nelle sue nuove forme, no? Come noi proponiamo un liscio rinnovato che vuole contaminarsi anche attraverso incontri con altri musicisti, altri tipi di musica, insomma vuole arrivare un po' dappertutto. Io poi lo sto esportando anche in giro per il mondo, quindi per il film è veramente una chicca molto importante, una celebrazione. Poi per me è un grande onore perché è la prima volta che scrivo una canzone per un film, quindi la colonna sonora di questo film sarà una canzone mia, e quindi questo per me è molto importante. Sono convinto che ci sarà un seguito in questa cosa perché poi il film lascia una traccia molto forte, la musica, il liscio è già una forza della natura, quindi queste due cose insieme sono convinto che avranno un grande successo. Beh, noi abbiamo fatto la parte di noi stessi, quindi suonando in un contest di musica da ballo, quindi ci siamo trovati veramente bene. Poi ci siamo trovati bene con tutto lo staff del film, tutto liscio, uno staff meraviglioso. La produzione si chiama La Famiglia, quindi voglio dire, meglio di così non poteva essere. Veramente una grande famiglia, Piero il capofamiglia e tutti intorno, quindi devo dire che c'è un grande clima e quando si fanno le cose con questo clima sicuramente il risultato è quello giusto, quindi insomma una grande emozione, speriamo che sia un inizio per noi, per tutti noi, perché poi questo film deve essere un lancio, un trampolino verso il futuro.